questo Zodiac, vediamo come si chiama, 5036, è di Mariano, di Pistoia. Qualche settimana fa ho fatto dei lavori a Mariano, però questo qua è di un suo amico. Allora, dice qui, dovete da fare, sostituire l'altoparlante, in quanto è stato sistemato con la carta da carrozziere. Poi vorrebbe cambiare la spinetta dietro l'alimentazione, perché adesso c'è il filo, com'era in origine. Il cavetto già ce l'ha con la spina, mi scrive qua. Vorrebbe aumentare un poco la potenza e la modulazione, se possibile. Controllo generale. E quando sarà pronto ci sentiamo. Un attimo che lo collego, lo proviamo così tanto per vedere se va. Allora, quella è la potenza, però non c'è modulazione. Allora, questa è la potenza, però non c'è modulazione. Ora. Prova, ora, non c'è modulazione. Ma è il microfono o qualche altra cosa? Un attimo che provo con il microfono mio. Sì, è il microfono, c'è qualcosa sul cavo oppure la capsula, non lo so. Il mio va bene. Prova, ora. Prova, ora. Siamo lì. Potrebbe pure lasciare così. Lo apro. Eccolo qua, questo è il suo interno, è tutto rovinato, ma sistemiamo qua. Come finale c'è il 2068 e l'altoparlante, io non so se ce l'ho qua da questo, perché questo è piccolino qui come dimensioni, non come potenza, perché sono un watt 8 ohm, non so se c'ho con lo stesso attacco di questo qua. Devo controllare nella roba dismessa per vedere come siamo messi. Allora, la presa di alimentazione l'ho cambiata, adesso va bene. Ho cambiato il connettore del microfono pensando che fosse lui, anche se i fili dentro erano tutti attorcigliati. Poi non riuscivo a togliere la vetrina piccolina, ne avevo uno io usato e gli ho messo quello mio qua. Non riuscivo a togliere la vetrina perché era arrugginita dentro, non sono riuscito a toglierla. C'è la capsula danneggiata. Non conduce, lo sto provando col tessere ma non conduce, quindi adesso devo trovarne una per sostituirla, una della giusta misura. Ho cambiato la capsula, adesso va. Ora, quindi dobbiamo migliorare potenza. Potenza, lasciando sempre il finale suo e la modulazione. E così anche lo Zodiac è pronto. Quindi riepilogando, presa l'alimentazione, altoparlante ce l'ho messo uno usato, quello lì è migliore. Spinotto qui del connettore microfonico più la capsula del microfono. Qualche componente qui sull'uscita del finale di bassa frequenza. C'è un condensatore da 470, l'ho messo da 1000 microfarad. Regolazione, qui non c'era molto, non ci sono bobine variabili che uno si può aggiustare, quindi ho dovuto sopperire con un qualche condensatore ceramico dalla parte di sotto per avere un po' di potenza in più e la modulazione, quindi pulisco un po' e lo proviamo. Allora, anche se poteva andare benissimo con la frequenza prima, la regolatina gliel'abbiamo data, 26225, siamo in FM, questi sono i watt, mi metto un po' di luce perché io non ci vedo. Sono 6 watt adesso, prima erano 4. Ora, questa è la deviazione,
Ho regolato pure la deviazione. Ola! Guarda la cresta. Ola, qui naturalmente non vediamo niente perché siamo in FM. Quindi andiamo in AM e mettiamo la radio in AM. Rispetto a prima abbiamo queste caratteristiche, sono sempre 6 watt. Ora ho 3,15 in modulazione. Come percentuale possiamo dire che siamo bene, 75, qualcosa in più. Devo solo mettere le viti perché ancora non ce l'ho messo e avviso il proprietario che la radio è pronta. Quindi vi ringrazio anche per questo e anche oggi vi auguro una buona giornata. Grazie ancora.